cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Stefania Sandrelli riceverà il David speciale nel corso della 62esima edizione dei premi David di Donatello. L'attrice ha commentato: "Ricevo con questa onorificenza una grandissima emozione, un attestato di stima e di affetto. Le condizioni ideali per un matrimonio riuscito. Sarà come festeggiare le nozze d'oro. Il cinema fa talmente parte della mia vita che questo David sarà per me come un principe azzurro che mi bacerà la mano." Il premio verrà consegnato mercoledì 21 marzo durante la cerimonia condotta da Carlo Conti e in onda su Rai 1 in prima serata. Per quanto riguarda la pagina dedicata ai nuovi progetti, Stefano Sollima dirigerà l'adattamento cinematografico del videogioco Call of Duty. Durante un'intervista rilasciata a Metro, Sollima ha raccontato che gli piacerebbe poter portare sul set Tom Hardy e Chris Pine nei panni dei protagonisti. Il film tratto da Call of Duty non ha ancora una data di uscita. Intanto si definisce il cast di Born a Crime, adattamento per il cinema del libro di memorie pubblicato nel 2016 dall'attore e conduttore Trevor Noah, che produrrà il progetto. Nel cast ci sarà il premio Oscar Lupita Nyong'o, che vestirà i panni della madre del protagonista. Noah, nato in Sudafrica da padre bianco e madre nera durante l'apartheid, venne allevato dalla donna che riuscì, a costo di enormi sacrifici, a tirarlo fuori da una condizione di povertà e di emarginazione. Passiamo dal grande al piccolo schermo con i Muppets, perché The Hollywood Reporter ha rivelato che la Disney sta lavorando ad una nuova avventura dei pupazzi creati da Jim Henson per il suo prossimo servizio di video in streaming, che dovrebbe puntare a contrastare il dominio di Netflix. Non ci sono altri dettagli sul progetto. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!